Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi parliamo di pensionati, in particolare coloro che sono andati in pensione nell'arco di temporale 2019-2022 e ne parliamo con Francesco Ciandrone della UIL Scuola Rua, siamo qui nella sede nazionale. Buongiorno Ciandrone. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciandrone, ci sono diversi pensionati che ci hanno contattato perché ritengono giustamente che gli arretrati del vecchio contratto 2019-21 sottoscritto a fine 2022 effettivamente insomma, su di loro non ha avuto ancora alcun riscontro, almeno su una parte. E poi sarebbe anche di fare il cosiddetto ricalcolo pensionistico. Allora, per quanto riguarda gli arretrati del contratto 2019-21, coloro che sono andati in pensione nel 2021, primo settembre 2021 e primo settembre 2022, hanno ricevuto i rispettivi arretrati. Non hanno riavuto il calcolo né del TFS o TFR, a seconda di quello a cui hanno diritto, né della pensione. Mentre coloro che sono andati nel 19 e nel 20 non hanno avuto un biglietto. Ora, per quanto riguarda coloro che sono andati in pensione e hanno diritto al riconoscimento del contratto ai fini pensionistici e anche ai fini degli arretrati, noi avevamo consigliato di fare una richiesta direttamente al dirigente scolastico dell'ultima scuola in cui sono stati in servizio, chiedendo al dirigente di fare il nuovo inquadramento alla luce del contratto sottoscritto 19-21. Questo per quale motivo? Perché in tal modo, intanto, io ti dico, caro dirigente, io ho diritto al contratto e il contratto ai fini pensionistici mi vale tutto. Ai fini della buonuscita, invece, soltanto fino all'anno in cui sono andato in pensione. Esempio, se uno è andato in pensione nel 2019, la buonuscita che gli spetta è la buonuscita per l'aumento che c'era nel 2019. Chi è andato nel 2020 per quello che era nel 2020, chi è andato nel 2021 gli spetta ovviamente tutto quanto il contratto. Quindi per fare chiarezza possiamo dire che sono tre gli elementi che devono essere valutati: gli arretrati, la buonuscita e il nuovo calcolo pensionistico. Questo non è avvenuto. No, questo non è avvenuto anche nei confronti di coloro che hanno ricevuto gli arretrati e che sono andati in pensione nel 2021 e nel 2022. Cosa debbono fare i pensionati? Cosa debbono fare le scuole? Io consiglio sempre ai pensionati di proporre quel modello di domanda che noi abbiamo inviato a tutti i nostri iscritti che sono andati in pensione, dicendo: ah, e c'è anche un altro fatto, perché precedentemente c'era il contratto 16-18, quelli non solo non hanno avuto arretrati, quei pensionati, ma non hanno avuto manco il ricalcolo, quelli li hanno completamente dimenticati. E là diventa un problema perché quelle persone ormai sono cessate dal servizio e la scuola, a meno che non riceva l'autorizzazione da parte di un ente sovrapposto che li autorizzi, non possono più provvedere a fare l'inquadramento. Invece hanno diritto al nuovo inquadramento, al ricalcolo della liquidazione e al ricalcolo della pensione. Alcuni nostri lettori ci hanno denunciato che le scuole non sarebbero pronte per far partire, dare input a queste procedure. Le risulta? Dunque, per quanto riguarda le scuole oggi sono chiamate a fare due cose. Una, la modifica di all'interno dell'estratto contributivo INPS, inserendo tutti i servizi
in conto tesoro, che sono servizi che partono dal 1 gennaio 88 in poi, e alcune addirittura non si trovano neanche dei periodi di ruolo all'interno dell'estratto IMSS. Quello lo deve fare la scuola col sistema PASS web, purtroppo. L'altro problema è che da 2 anni a questa parte quello che faceva l'ex provveditorato, oggi ambito territoriale, cioè il progetto di liquidazione chiamato PL1, P per progetto, L per liquidazione, il progetto di liquidazione e l'ambito territoriale non lo fa più e lo devono fare le scuole, ma le scuole disgraziatamente non sono state preparate, non sono state avvisate, si trovano questa patata bollente tra le mani e non sanno come fare. E come se ne esce? Se ne esce in un modo molto semplice. Io consiglierei alle scuole di contattare l'ambito territoriale e dire: cari signori, mi dite come devo fare per questo benedetto progetto di liquidazione e quale modello devo utilizzare, perché alcune cose sono in grado di farle autonomamente le scuole, cioè mettere la data d'inizio del ruolo e la data della cessazione dal servizio, e quello vale a prescindere. Ma se questa persona ha chiesto dei riscatti ai fini della buona uscita, questo lo sa solo l'ex provveditorato, oggi ambito territoriale, e l'ex provveditorato che ha in mano i riscatti dovrebbe dire alle scuole: guarda che tizio ha chiesto 3 anni, 4 mesi e X giorni a riscatto. Adesso faccio vedere un esempio di riscatto che si faceva a suo tempo. Questo per esempio è un riscatto che si faceva prima all'ex EMPAS, in cui questa ha chiesto praticamente 3 anni, 4 mesi e 11 giorni di riscatto di servizio per ruolo, o anni di studio, studi universitari, potrebbe essere un insegnante di educazione fisica che ha l'ISEF di 3 anni e 4 mesi e 11 giorni di preruolo. Questa persona ha fatto questo riscatto. Se la persona non ha il modello dell'EMPAS, come fa a dimostrare che ha riscattato un servizio preruolo? Ma il provveditorato lo sa, e siccome il provveditorato lo sa, il provveditorato dovrebbe almeno fornire alle scuole il periodo di riscatto per questa persona. Quindi le scuole stesse a questo punto dovrebbero sollecitare l'ex provveditorato. Direi sì, perché attenzione, è vero che è un sovraccarico di lavoro per le scuole, noi ci rammarichiamo per questo, non è che siamo contenti che abbiano caricato le scuole, e ci chiediamo qual è la funzione dell'ambito territoriale, perché questo non lo fanno, quello non lo fanno, non fanno più quella che era. Prima facevano il prospetto dati ai fini pensionistici di una persona che veniva mandata all'INPS, adesso non è quello. Diciamo che può essere, per concludere, anche un effetto negativo della scuola dell'autonomia? La scuola dell'autonomia è stata, cioè l'autonomia scolastica è stata una grande invenzione. Bisogna farla funzionare bene. Per farla funzionare bene bisogna dare gli strumenti alle scuole. Le scuole che non hanno gli strumenti non debbono rimanere passive, debbono dire: cari signori, voi siete di supporto a noi, diteci come dobbiamo fare. Bene, chiarissimo, ringraziamo Francesco Sciandrone, responsabile nazionale pensione previdenza UIL Scuola 2. Grazie a voi.